Io mi domando, come può diventare commestibile un'immagine di un sottobosco dopo una nevicata o una meditazione di un'opera jazz? Le storie personali, come possono essere tradotte in piatti e concetti culinari? Joseph Beuys è stato uno dei più importanti artisti del XX secolo. Beuys diceva: nell'istante in cui l'estetica coincide con l'uomo, in quell'istante ogni uomo è un artista. Si tratta semplicemente della descrizione della natura umana. La mia cucina non è un ricettario, un elenco di ingredienti, una dimostrazione di conoscenze tecniche. È un modo di approfondire il mio territorio. Poi sosteneva: la natura della mia scultura non è mai fissa né finita, ma il processo naturale continua. Reazioni chimiche, fermentazioni, cambi di colore, essiccamento e la decomposizione, tutto è in uno stato di cambiamento. Mi chiedo, come posso applicare queste teorie alla mia cucina, alle materie prime, agli ingredienti del mio territorio utilizzandoli con rispetto? E siamo sicuri che la tradizione abbia così rispetto di queste materie prime? Questo piatto nasce da una riflessione che abbiamo fatto durante un viaggio sulle colline modenesi. In una giornata di sole, dopo una nevicata abbondante, c'era la neve che si scioglieva e si intravedeva la terra. Da lì abbiamo cominciato a riflettere sulla ricostruzione di un piatto classico come la lumaca bourguignon. Da questa riflessione, dall'idea e dall'applicazione della tecnica sulla materia prima, il piatto viene preparato partendo da una patata portata ad ebollizione e frullata, passata poi al setaccio. Troveremo quindi tanta mineralità, ma soprattutto una consistenza quasi gelatinosa. Passiamo poi ad una crema di pinoli tostati, inseriamo il prezzemolo, che è uno degli elementi cardine di questo piatto. Aggiungiamo un'altra radice che cresce sotto la terra, il topinambur frullato. Le nocciole, selezionate da Guido Gobino, tostate e sminuzzate, e per rifinire la parte delle nocciole usiamo anche un olio di nocciole, alcune gocce. Scorze di tartufo nero, polvere di caffè tostato e macinato, abbinato a delle briciole di pane saltate in padella, quindi un altro elemento croccante. Inseriamo un paio di gocce di whisky torbato, che ha un fortissimo retrogusto di terra e una grande persistenza. Un gel di porcini secchi, dell'acqua calda sul porcino secco come si usa per creare un infuso. Inseriamo due gocce di olio essenziale peperoncino miscelato con l'olio di oliva. Una nota piccante che allunga la percezione al palato del piatto. Una macinata di pepe nero e dei cristalli di sale grigio. Una spruzzata di aceto balsamico giovane che evapora e la lumaca sopra la terra viene inserita per ultima. Viene prima sbollentata e poi cotta in un'emulsione di prezzemolo e burro. Rifiniamo tutto con una spuma d'aglio dolce. In questo piatto troveremo tutta la mineralità della terra e un mondo inesplorato, coperto da una coltre di neve. Come mai omaggio a Theolius Monk? È una riflessione oscura, una riflessione che parte dal mio processo creativo, che solitamente avviene quando c'è un isolamento mentale in una fase di totale oscurità. Monk è uno di quegli artisti che ha cercato per tutta la vita i propri avi, gli antenati, ha cercato il suono delle proprie radici.
jazz in particolare mi affascina moltissimo, perché è una disciplina molto tecnica, ma soprattutto di grande improvvisazione sulla tecnica. Da noi in cucina non ci può essere improvvisazione sulla tecnica, però ci può essere improvvisazione sull'idea. Il piatto è una miscela di elementi che arrivano da tutto il mondo. Siamo partiti rendendo croccante la pelle del merluzzo. È quindi una cottura in padella unilaterale. Abbiamo poi inserito il merluzzo in un brodo di merluzzo stesso. E quindi una cottura poché in sospensione. A questo punto siamo andati alla ricerca del brodo. Utilizzando la tecnica giapponese dell'infusione, abbiamo dato intensità al brodo di merluzzo con la sfilettatura del tonno essiccato. Abbiamo versato il brodo caldo sul tonno essiccato, estraendo così un brodo che si definisce katsuobushi, cioè molto intenso. Questo brodo l'abbiamo diviso in due parti, metà in una casseruola che ci serviva per rifinire il piatto, l'altra metà ci servirà per portare a cottura le radici. Le radici utilizzate sono spaghetti di carote, cipollotto, daikon e sedano. Li abbiamo sbollentati in questo brodo al nero ed abbiamo recuperato degli spaghetti al nero di seppia belli, croccanti, intensi. Lo zenzero lo abbiamo reso dolce e piccante. Abbiamo nascosto tutti gli elementi aromatici alla base. Partiamo dalla foglia di erba ostrica e poi dal cedro affettato sottilissimo e gli spaghetti di verdure croccanti alternate dei piccoli cubetti di zenzero candito. Alcune gocce di olio essenziale al limone, copriamo con il brodo katsuobushi al nero di seppia e per ultimo il merluzzo con la sua potente intensa crosta carbonizzata di alghe e ricci di mare polverizzati. Con l'omaggio a Theolius Monk ho voluto cercare un piatto dove il cuoco spegne la luce, lascia tutti al buio e fa vivere solo l'esperienza al palato. Arbeit erscheint der Mensch als Künstler, als Schöpfer. Ich bin nicht so engstirnig, deswegen die Menschen als Künstler zu beschreiben, die nur Malerei und Skulptur machen. Perché l'arte è essenziale per l'umanità? Perché è la più grande forma di comunicazione. Come un gioco tra bambini, Beuys rappresenta la comunicazione attraverso due lattine collegate da un filo. L'opera d'arte è una metafora per la comunicazione. Io non cucino per riempire lo stomaco, ma per sfamare la mente. Tutto ciò avviene non perché sono un genio, ma perché faccio parte dell'umanità. Come diceva Beuys, ogni uomo è un artista. Dobbiamo assicurarci che il nostro cibo sia attuale, locale, personale. Dobbiamo trasmettere delle emozioni. Mi rendo conto della grande responsabilità che abbiamo tutti noi, chef, allevatori, contadini e giornalisti. Abbiamo percorso troppa strada per tornare ai fornelli dei nostri nonni e delle nostre nonne. Siamo tutti parte di una grande rivoluzione,